Quest'oggi vediamo insieme una lista di 10 film che vi consiglio di recuperare o vedere su Netflix. Vi starete chiedendo come mi è venuta l'idea di questa top. Ormai esce qualunque cosa per qualsiasi piattaforma, che sia Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, Netflix, ragazzi miei, che ha iniziato tutto. Bisognerebbe fare una classifica su tutto quello che sia mai uscito su Netflix, ma ci sono tantissimi prodotti fighissimi, basti pensare a tutti. Non è una cattiva idea la top 10 di Netflix. Così più o meno mi è venuta. Grazie a Andrea per la partecipazione. Numero 10. In questo caso non voglio parlare di una vera e propria classifica perché sono 10 prodotti molto diversi fra loro e ho cercato di selezionarne un po' per tutti i gusti: un documentario, animazione, live action, fantascienza, fantasy, realismo, oltre al fatto che ce ne sono molte che ancora devo recuperare, come per esempio Better Call Saul, per dirne una, o come Stranger Things, che troviamo soltanto in decima posizione, soltanto perché è una delle più famose, soprattutto in questo specifico momento, e di conseguenza non ha bisogno di presentazioni. Ma perché l'ho voluta inserire? Perché la quarta stagione fa un bel passo in avanti rispetto alle primissime tre, cambia anche un pochino stile, di conseguenza, se qualcuno l'aveva iniziato a vedere e si è fermato perché non lo attraeva particolarmente, magari con la quarta stagione potrebbe ricredersi o ripensarci. Numero 9. No, la posizione per Sex Education ce l'ho inserita perché mi ha sorpreso, perché non mi aspettavo una serie così qualitativamente interessante. Non è eccelsa secondo me, però c'ha dei punti molto interessanti, come non toccarla troppo piano lato sesso. E ci sono dei momenti molto riusciti, come quella del musical di Romeo e Giulietta rivisitato. Molto carina quella scena. Personaggi interessanti e la trovo un teen drama ben scritto. Numero 8. Ancora oggi guardo quasi per niente i documentari, eccezion fatta per The Last Dance, serie che quando è uscita ha toccato il cuore di moltissimi, e la consiglio soprattutto perché è interessante anche per chi non è appassionato di sport o in particolar modo del basket. È una storia che ho trovato incredibilmente avvincente e per questo mi sento di consigliarla, soprattutto a chi magari non guarda i documentari. Numero 7. Invece, per quanto riguarda gli anime, qualcosa era giusto mettere. La prima scelta era ovviamente l'Attacco dei Giganti, ma ho optato per qualcosa di più ricercato, forse la cosa un po' più sfiziosa della classifica, cioè Terme Romane. È un anime fuori di testa che parla di questo architetto di terme che riesce in un certo modo a viaggiare nel tempo, arrivare ai giorni nostri e a studiare le terme come sono costruite oggigiorno e riproporre quelle idee nell'antica Roma. La cosa però più figa di questo anime, secondo me, è la conclusione. Ad ogni fine puntata c'è l'autrice che visita e documenta una particolare terma e ci fa vedere qualche peculiarità, qualche caratteristica di quella specifica terma. Ed è incredibilmente interessante. Questi documentari di fine trama valgono da soli il prezzo del biglietto, anche se effettivamente il prezzo del biglietto è compreso nell'abbonamento. Numero 6. Pensate per esempio all'impatto che avrebbe potuto avere il Mi ero cinema se dimenticato la fosse luce. esistito ai tempi di Cleopatra o di Napoleone. Sarebbe stato importantissimo Ancora e va interessante avanti. dal punto di vista sociopolitico. Lo so, mi vedete con un look diverso e questo perché ho deciso di fare una piccola modifica alla top 10 originale, questo perché ho escluso una serie che ci tenevo particolarmente ad includere. Fra l'altro ne ho sentito poco parlare, ho visto poche recensioni in giro ed è una bellissima occasione per parlarne, vale a dire The Kominsky Method, serie di pochissime stagioni che fra l'altro si è conclusa con protagonisti Alan Arkin e Michael Douglas. E proprio il personaggio di Michael Douglas è il personaggio principale, che è fra l'altro un insegnante di recitazione. Insegna in questo piccolo teatro privato il metodo Kominsky, per l'appunto il suo metodo, e il personaggio di Alan Arkin è il suo
vecchio amico. Non so perché non se ne sia parlato più di tanto, forse non è stata ritenuta una serie di primo piano, però comunque c'è Michael Douglas, premio Oscar, anche Alan Arkin, premio Oscar, e altri attori molto conosciuti ci sono, tra ruoli principali e cameo. Serie consigliatissima se vi piace il cinema, vi piace la recitazione e volete farvi qualche risata, e soprattutto se vi piace Michael Douglas. Numero 5. Per tutti gli appassionati degli animali c'è Arcane, uno dei prodotti d'animazione più interessanti nel panorama dello streaming sicuramente, in particolar modo perché è ispirato a un videogioco quale League of Legends, di cui non sono fan, l'ho giocato ma non mi è piaciuto, però questa trama è veramente interessante e il lato tecnico è qualcosa di mostruoso questa serie. Non vedo l'ora che esca la seconda stagione. Numero 4. Continuiamo con un'altra serie animata per la medaglia di legno, in questo caso Made in Italy, cioè Strappare lungo i bordi, serie che mi ha colpito per la sua qualità di scrittura e tecnica. Non era per niente scontato. E se non l'avete voluta vedere per il problema che è in romano, ragazzi, è un non problema. Sono contento che negli ultimi anni si stiano facendo sempre più film e serie TV in cui si mette un po' da parte la corretta dizione a fronte di un maggior realismo anche da questo punto di vista. Gomorra, Suburra, all'epoca romanzo criminale, e anche Strappare lungo i bordi, col fatto che il doppiatore è lo stesso autore, Zero Calcare, la rende incredibilmente molto più interessante ed è una serie animata che mi ha personalmente colpito dritto al cuore. Numero 3. Questa secondo me, se andasse avanti, l'avrei messa addirittura in prima posizione, ma per ora Mindhunter è solo terzo. È ispirata a fatti realmente accaduti e sono due agenti che vanno a far visita a vari criminali dell'epoca, tutti molto famosi a partire da Manson, e ovviamente cerca di costruirci intorno una storia più o meno di finzione. E la cosa che sorprende di più e che sorprendeva soprattutto quando è uscita la seconda stagione, confrontare gli attori con le controparti reali. Sono incredibilmente simili a quelli reali. Manson in particolar modo, soprattutto perché addirittura l'attore è stato chiamato anche da Tarantino per il film all'epoca di C'era una volta Hollywood per fare lo stesso personaggio, infatti è uguale. Numero 2. Una delle serie che più merita di essere menzionate fra quelle proposte da Netflix è sicuramente Peaky Blinders, anch'essa ispirata a dei personaggi realmente esistiti, sicuramente un po' romanzata, un po' tanto probabilmente, ma che mischia il realismo ad un po' di oniricità dettata dalle credenze zingare. Serie che si compone da 6 stagioni, da 6 episodi, tutte della durata più o meno di un'ora, a volte di più, a volte di meno. La cosa che mi sorprende è la quantità di roba che succede per singola puntata. C'è sempre questa cosa di allungare un pochino il brodo, no? Prendersi secondi preziosi per... Oh. Senti Phil, ci andiamo a prendere un caffè al bar? Ti va? Guarda che... Sì. Sì, non me lo potevi dire in 5 secondi, ogni volta un quarto d'ora per rispondermi, tu a queste serie del cavolo che devi dilatare il tempo, ma vaffan... Ovviamente questa cosa non vale per Peaky Blinders. Numero 1. È la serie che mi sono sentito di mettere in prima posizione perché la trovo incredibilmente ben congegnata, è sicuramente Love, Dead and Robots, serie TV animata che si compone per il momento di 3 stagioni e sono una serie di cortometraggi. Oltre a queste serie ce ne sono tantissime altre, Better Call Saul, Umbrella Academy, ditemi voi quali sono le vostre preferite e quale mi consigliereste di recuperare. Scrivetelo qui sotto e noi ci vediamo presto con altre top. YouTube. Ok, sì, lo ammetto, forse mi sto dilungando un po', forse sono un po' troppo chiacchierone, sto allungando un po' troppo il brodo, ma non importa ragazzi, perché questa idea è fighissima. Mi raccomando, andate a vedere il canale di Andre Cinema, lo trovate nelle schede. Il cinema visto dal punto di vista di una razza aliena, ma che figata che sarebbe!